Buonasera Londra, riprendiamo le pubblicazioni con una grande verità. Tutto quello che oggi prospera, domani conoscerà il declino. E d'altronde inevitabilmente è così, chi si ferma è perduto. Passi anni a studiare all'università e impari che nulla ha senso in biologia se non letto sotto la luce dell'evoluzione. Poi leggi il fumetto degli X-Men e impari dal dottor Xavier che l'evoluzione è la chiave della sopravvivenza. Queste sono le soddisfazioni della vita. Siamo in un'era di grandi cambiamenti, non ce ne rendiamo conto, ma nulla ha mai girato tanto rapidamente attorno a noi. Siamo nella rivoluzione digitale. Internet, i forum, Facebook, ormai i punti di riferimento continuano a cambiare. Anche nel mondo del fitness e della palestra stanno avvenendo importanti rivoluzioni. Nel nostro ambiente ha sempre prevalso la cultura orale. Io mi iscrivevo in palestra e qualcuno mi insegnava oralmente gli esercizi. Mi allenavo per 20 anni e poi io a mia volta li trasmettevo a quelli nuovi. Ecco, l'esperto era quello che si allenava da tanto tempo. Magari si allenava da 20 anni di merda, però da tanto tempo. Quello che si informava era quello che leggeva le riviste in edicola del settore. Era l'epoca dei guru, dove i grandi esperti scrivevano sulla rivista le loro verità. Non c'era la possibilità di rispondere, di controbattere, come avviene invece sui social e su internet, quindi uno passivamente prendeva tutte le informazioni. Ecco, per fortuna tutto questo sta per finire. Le verità che calano dall'alto si ascoltano sempre meno e le persone cercano di capire. Almeno una parte delle persone, perché ormai le informazioni sono talmente tante che siamo assuefatti da troppe nozioni e quindi difficilmente riusciamo a capire. Molte persone non ce la fanno a starci dietro, fanno un passo indietro e riprendono quegli atti di fede. Quindi credono ciecamente in un metodo, in una dieta, tolgono tutte le informazioni contrarie e si fissano su qualcosa. Il Project Invictus è diverso. Potevamo chiamare il sito il portale di Andrea Biasci, o ancora meglio, allunga il tuo pene, ma non sarebbe stata la stessa cosa. Noi siamo convinti che oggi non sopravvivono le persone, non sopravvive più il guru, ma sopravvivono le idee. Oggi vi avanti chi porta degli argomenti e si rende utile a chi legge e chi ascolta. Perché il Project Invictus è tanto seguito? Perché risolve i problemi. Non vi vende un metodo, una dieta, un prodotto. Noi non facciamo un servizio di vendita, facciamo un servizio di informazione, cercando di essere il più onesti possibili. Per questo ci possiamo anche sbagliare. Non è detto che tutto quello che vi proponiamo è corretto, ma l'importante non è avere sempre ragione, ma mettersi sempre in gioco, cercare sempre di evolversi. È questo il segreto. Abbiamo scritto un libro sull'alimentazione, ci abbiamo messo 2 anni, e dopo che abbiamo passato ore e ore a studiare, a cercare, a riscrivere tutto quanto, ogni giorno continuiamo a imparare qualcosa di nuovo sull'alimentazione. Quindi, nel momento in cui uscirà il libro, tra virgolette, sarà già vecchio, perché le scoperte, le innovazioni continuano ad andare avanti, chi si ferma è perduto. Questo è lo spirito del Project Invictus. Nessuno pretende che quello che vi vogliamo passare sia la verità assoluta, ma pretendiamo che i nostri lettori abbiano una mente critica e abbiano comunque la voglia di mettersi sempre in gioco e di ricercare. Stiamo per raggiungere 1 milione di visitatori. Mi fa quasi paura questo numero, perché non è che sono visualizzazioni, visite, visitatori, persone differenti. Però noi di questo 1 milione ci rivolgiamo all'1, al 3%, a una piccola nicchia, perché siamo sicuri che la maggior parte delle persone che ci leggono, che ci ascoltano, lo fanno con superficialità. Ecco, noi non ci rivolgiamo in realtà a loro. Meglio pochi che tanti. Non importa se sei nati querce o tigli, giganti con i rami che toccano già il cielo. L'importante è disprezzare chi, come l'edera, lecca la scorza dell'albero cui si avvinghia per salire. Questo è lo spirito del Project Invictus. Grazie anche quest'anno di seguirci e di percorrere questo stupendo viaggio assieme a noi. Signori, sulla testa il Project Invictus è ritornato.